Rallegrati Gerusalemme e voi tutti che l'amate riunitevi, esultate e gioite voi che eravate nella tristezza, saziatevi nell'abbondanza della vostra consolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, all'inizio di questa domenica, che è considerata la domenica della gioia, dobbiamo ricordarci e avere nel cuore la certezza che il male non ha l'ultima parola sul mondo, che il male non ha l'ultima parola sulla nostra vita. E questa certezza nasce dal fatto che Cristo ha vinto la morte nella sua resurrezione. E allora questa fonte di resurrezione diventa per noi il motivo di vita, diventa la certezza che la luce ha vinto le tenebre ed è l'atto più bello della misericordia di Dio. Dunque, abbandoniamoci a questa misericordia, riconoscendoci bisognosi appunto della bontà di Dio. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, luce delle tenebre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sei il rifugio dei deboli e la salvezza dei peccatori, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betleamita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva mandato. Quando fu entrato, egli vide Eliabit e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i tuoi giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, e lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca il mio cammino. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male,
perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlarne, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate alla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo del Padre. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli somiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in te? Peccati. Carissima comunità, carissimi fratelli e sorelle, superata ormai la metà del cammino quaresimale, la Chiesa intravede già la gioia pasquale, lasciando che il suo candore, la sua luce, modifichi anche il colore dei paramenti, che in questa domenica potrebbero essere rosacei e non viola. Mi piace sottolineare
che la particolarità di questa domenica di Quaresima sia la coincidenza con l'inizio della primavera. Dunque, la domenica della gioia inizia nel momento in cui la vita torna a vivere. Con la primavera ci viene chiesto di tornare ad aprire i nostri occhi alla bellezza che il mandorlo fiorito ci offre, ed è quella bellezza che ci annuncia le meraviglie di Dio. La primavera, appunto, è il segno della vita che torna a fiorire. Questa data ci inizia già a far pregustare la gioia di quando saremo liberati da questo flagello e la nostra vita tornerà alla quotidianità. Oggi, nonostante tutto, è la domenica della gioia e vivere appieno questo giorno consacrato al Signore non è da sprovveduti che non riescono a rendersi conto di quello che il mondo sta vivendo. Ma celebrare questa domenica significa credere alla gioia, significa quindi abbandonarsi alla parola di Dio, a quella parola fedele che è la luce che ci invita a uscire dalle tenebre della tristezza e della rassegnazione. Paolo arriva a dire alla seconda lettura: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Attraverso questo Paolo sottolinea che la gioia è la luce della resurrezione, è la luce della Pasqua, è l'esplosione stessa della luce che si trasforma in gioia. Sembra che in questi giorni siamo seduti inermi e spaventati su un terreno del tutto fangoso e franoso per assistere al tramonto della vita, delle nostre vite. Ma è Dio stesso che oggi con forza e con amore viene a scuoterci il cuore, viene ad aprire i nostri occhi e viene a dirci che il nostro cuore deve e può tornare a sperare, perché la nostra fede è fondata su di Lui e la nostra speranza non sarà mai delusa perché viene da Lui. Un uomo cieco dalla nascita è la figura evangelica con la quale possiamo confrontarci per verificare come e quanta luce è presente nei nostri occhi, cioè in fondo al nostro cuore. Proprio davanti all'esperienza di quest'uomo povero potremmo noi fare l'esperienza di Dio. E proprio per questo liberare il cuore da tutto ciò che lo appesantisce per tornare a vedere con i nostri occhi e per sperimentare una luce che non conosce tramonto. Proprio per questo vorrei soffermarmi soltanto su due aspetti. Sul primo aspetto, che è la conoscenza di quest'uomo cieco dalla nascita, e il secondo aspetto è su come viene accolto questo miracolo. Anzitutto l'uomo cieco dalla nascita. Fermandoci a considerare quest'uomo, noi capiamo che lui è l'ultimo della città. È un mendicante che è cieco dalla nascita. E questo non gli ha mai permesso di vedere la luce del sole, il viso di sua madre e tantomeno di vedere il volto della persona che ama e della persona che lo ama. Che non ha mai potuto vedere né la bellezza del creato e non ha mai potuto sperimentare con i suoi occhi l'emozione che suscita un sorriso che gli è stato donato. L'esperienza del cieco nato è la nostra stessa esperienza di questi giorni.
Quest'uomo è così povero che possiede solo se stesso. E Gesù si ferma davanti a lui, senza che lui gli abbia chiesto nulla. Gesù fa un po' di fango con polvere e saliva, crea questa creta di una, come l'ha creata nel libro della Genesi, quando ha creato l'uomo. Oggi il Signore compie di nuovo una creazione e vuole creare la luce per noi e per i nostri occhi. Vuole creare la salvezza che ci rende liberi. E allora, stendendo questo fango sulle palpebre del cieco, libera quelle palpebre e la luce entra in quegli occhi. In questo racconto di polvere e saliva, di luce e di dita, Gesù mostra la sua infinita misericordia, e cioè che Dio si contamina con l'uomo e l'uomo è contagiato della bellezza del cielo. L'Evangelista Giovanni vuole sottolineare la premura che Gesù usa per chi è nella disperazione. È proprio questa premura che diventa il messaggio centrale del cristianesimo. È una salvezza donata gratuitamente da Cristo nel momento in cui l'uomo è in preda alla disperazione. Il Vangelo, proponendoci la premura, o meglio ancora potremmo dire la compassione di Gesù per un uomo che secondo la mentalità religiosa del tempo era cieco in quanto peccatore e quindi maledetto da Dio, mostra che Gesù non guarda il peccato, ma si lascia interpellare dal bisogno dell'uomo. Gesù non si avvicina mai per giudicare, ma per guarire e donare salvezza a chi è bisognoso di salvezza. Giovanni ci descrive questo evento dell'incontro con Cristo come se fosse un'illuminazione. Provate a pensare al nostro cuore come se fosse una stanza buia e chiusa da troppo tempo, forse chiusa da sempre, e a un certo punto viene illuminata dal Signore. L'interno di questa stanza non cambia, i mobili sono gli stessi, ogni cosa è al suo posto, addirittura noi siamo le stesse persone, ma con la luce tutto cambia e noi torniamo a vedere e quindi a vivere. È un po' quello che si sperimenta in questi giorni, l'impossibilità di vedere la luce del sole. Ma ricordiamoci che la salvezza di Cristo è possibile e che grazie a questa salvezza noi abbiamo la possibilità di vivere in eterno. La fede, fratelli cari, è questa: una luce che entra nel nostro cuore e definisce tutto quello che era oscuro, che era tenebra, e la definisce in maniera completamente diversa e nuova. Ecco allora che il cammino di conversione a cui siamo chiamati in questo tempo di Quaresima e, se vogliamo, di quarantena, è un cammino che ora vede. Ma che cosa vede intorno a sé? Vede l'incredulità, vede l'ostilità e vede la cattiveria che i farisei creano intorno al suo miracolo. L'uomo nato cieco praticamente passa da un miracolato e toccato dalla grazia a un imbutato su un banco di un tribunale iniquo. Ai farisei
non interessa la persona, ma interessa il caso da manuale. Ai farisei non interessa la vita che è tornata a risplendere in quegli occhi, ma gli interessa una sana dottrina che si rivela falsa. Ma questa non è la religione che dà gloria a Dio. Quando gli uomini si oppongono alla grandezza di Dio, quando gli uomini si oppongono alla misericordia di Dio, non vivono la fede in Dio, perché ciò che Dio ci chiede non è tanto il rispetto delle regole umane, che sono importanti e vanno osservate, ma Dio ci chiede l'alfabeto dell'amore nel considerare l'uomo. Non corriamo il rischio che hanno corso i farisei, che anziché godere della luce preferirebbero che quell'uomo tornasse cieco. Dio non si fa problemi che un cieco sia stato guarito di sabato. La gloria di Dio è l'uomo vivente. E ricordiamoci sempre che la gloria di Dio consiste in un mendicante che ha la capacità di alzarsi, di un uomo che torna a vivere appieno. Don Primo Mazzolari direbbe che la gloria di Dio è un uomo che finalmente è promosso ad essere uomo, cioè un uomo che ha il gusto della libertà perché gli è stata donata dalla luce e dalla grazia di Dio. Fratelli e sorelle, oggi l'invito della Chiesa è quella di fermarci ad esaminare la nostra vita, su come noi accogliamo la luce e la misericordia di Dio, su come noi permettiamo a Dio di aprirci gli occhi e di fare luce nella nostra vita. Ma ci interroga anche su un altro aspetto, su come noi giudichiamo la sua grazia, su come noi viviamo quel prodigioso duello tra tenebra e luce, tra morte e vita, e su come noi gioiamo della gioia di chi ci sta accanto, su come noi riusciamo ad essere felici per la grazia non soltanto che ha toccato noi, ma che ha toccato il cuore del fratello. Apriamoci alla luce di Dio e la nostra vita non conoscerà tramonto. Solo così riusciremo ad esultare e gioire. Noi, che adesso siamo nella tristezza, saremo consolati nell'abbondanza della nostra stessa consolazione, perché Dio è venuto a liberarci. Oggi crediamo nella possibilità della gioia. Oggi è tornata la primavera. Oggi la vita inizia a risplendere, perché la vita di ognuno di noi è la gloria di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Supplichiamo Dio nostro Padre, che in Cristo apre a tutti gli uomini la porta della speranza e della vita. Diciamo insieme: Signore, che ami la vita, ascoltaci. Perché la Chiesa di cui siamo membra vive, ponga sempre al centro del suo interesse e della sua azione i poveri e gli oppressi, preghiamo. Signore, che ami la vita, ascoltaci. Perché tutti coloro che stentano a dare un senso al vivere e al morire riscoprano in Cristo vincitore della morte la ragione per tornare a sperare, preghiamo. Signore, che ami la vita, ascoltaci. Per le vittime di questa tragedia immane, perché le lacrime non siano sparse in vano, ma affrettino insieme alla preghiera un'era di fraternità e pace, preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per ciascuno di noi, attento alla realtà che lo circonda, si faccia carico della sofferenza e della gioia del fratello che incrocia nella sua via. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. O Padre, che hai aperto in Cristo la sorgente di acqua viva che rigenera il mondo, irriga tutti i nostri deserti e fa che l'umanità intera possa estinguere la sete di verità e di giustizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli è il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli è il Signore. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione egli si è fatto guida dell'uomo che cammina nelle tenebre per condurlo alla grande luce della città, ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua lode. Santo,
Santo, Santo, il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo castissimo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta, là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore, come già sei venuto. Io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, nel nome del Signore andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.